Oggi farò insieme a voi il ciuffo a tendina, ormai il mio è cresciuto e quindi lo risistemo. Allora, capelli bagnati, ovviamente vi dividete bene bene le ciocche. Prendete un becco d'oca, girate su se stesso, scegliete la misura che preferite e andate a tagliare sotto. Ed ecco qui il ciuffo tagliato. Adesso andremo a asciugarlo, vediamo insieme. Questi sono i miei capelli tagliati, si stanno già asciugando, quindi li devo muovere. Ho aggiustato un po' anche il taglio dai lati, vediamo. Qua è appena mezzo asciugato. Adesso asciughiamo i capelli. Ricordatevi che prima di asciugarvi i capelli di mettere sempre un termoprotettore per evitare che il calore del phon della piastra li rovini, mi raccomando. Voilà, asciughiamoci. Io per far prima asciugo tutto attraverso un gruppo di lato. Siccome non voglio risulti un po' troppo pesante, do giusto una sforbiciata alle punte così. Ora vediamo insieme l'effetto. Dite? Fatto un buon lavoro? Ci sto bene, ci sto male? Cosa pensate? Mi mettere dritto qua. Mi piace, sembra anche che c'è più volume. No, no, no. Approvato questo fai da te. Ed eccoli qui asciugati, un po' mossi con il mio Dyson, mica male. Adesso mi metto queste pinzette qua perché ancora devo preparare. Comunque non sono ancora abituata a portarle di nuovo. Vabbè, mica male. Meglio così.